16 agosto 1916. Il terremoto scuote la notte di una piccola cittadina della Romagna. Il professor Giovanni Nave, quella notte, fu chiamato ad intervenire in un convento. A fatica si avventurò fra le macerie e, alla sola luce di una candela, scrostò le parti di intonaco che avevano lasciato intravedere tracce di colore. E davanti a lui parve, ironia della sorte, una scena di terremoto. Ora che le mie opere sono state riscoperte, vi racconto la mia storia. Rimembro quando il grande maestro fiorentino camminò per questi vicoli e io ne seguivo le orme. Giotto, i cui insegnamenti ho riportato in tutte le mie opere, fin dai primi crocifissi dipinti su tavola per le pievi del Riminese, per arrivare poi al grande affresco, eseguito per il signore di Verucchio nella chiesa degli Eremitani di Sant'Agostino, in onore del capitolo generale 1318. Quale onore e quanta gratitudine per quella commissione! Forse una delle più importanti per cui io abbia mai lavorato. Altri dolci ricordi mi tornano alla mente percorrendo queste vie, come per esempio quando tornavo dalle campagne con la legna per le tavole e i bambini facevano la gara per aiutarmi a portarla fino alla bottega. Ed è proprio alla bottega che mi dedico, uno dei luoghi a me più cari, in cui avveniva l'opera più grande, lo scambio di idee ed il confronto con i pittori più giovani, i quali non esitavano mai a chiedermi un consiglio. Ma oramai non ci sono più pittori o lavori da svolgere, quindi è arrivato il momento di chiudere e salutare la mia cara vecchia bottega. Il grande splendore di questa città e dei suoi pittori è ormai svanito. L'epidemia tutto spense e ora nulla rimane per me in questo luogo, solo ricordi e malinconia. Per questo motivo sto lasciando la città, per rendere la mia storia e quella dei miei colleghi una leggenda che tutti ricorderanno e racconteranno. Il vecchio podere della mia famiglia, che dovetti vendere in cambio di un cavallo, indispensabile per andare in cerca di commissioni. Ero solo un principiante quando mi ritrovai per la prima volta su questi sentieri, in cerca di incarichi che mi permettessero di muovere i primi passi della mia carriera, incerto sul mio avvenire e ignaro di quale sarebbe stato il mio destino. E adesso, dopo molti anni, mi ritrovo nuovamente su questi sentieri di campagna, a cercare ancora una volta la mia strada. Al tempo, dopo tanto girovagare, arrivai qui, in questo convento, in cui venni ospitato per la notte. Raccontai ai frati di quando lavorai a Siena, a fianco al giovane Giotto, e questi, incuriositi, mi commissionarono un crocifisso dipinto. Quella prima commissione fu la scintilla per l'inizio della mia carriera pittorica. A questo punto, non mi resta che camminare verso il futuro e lasciarmi il passato alle spalle. Proprio qui, dove la mia storia ebbe inizio, ora si conclude.
Pisa Cignali. Aspetta, l'ho riscolato io. Un buco? Merda. Va bene. Ascolta una roba. Magari qui è bello se mi cammini e sparisci. Dove? Di fondo? Cioè cammini e vai giù di lì. In realtà c'è un dirupo. Aspetta che devo stare attento adesso che mi prendo l'ombra io. Si cammina da qua.